per dimostrarvi che insomma l'asteroide sarebbe una cosa buona e giusta, perché purtroppo su questo pianeta non ci sono solo persone intelligenti, persone che cercano di fare il bene di questo pianeta, ci sono persone come Ennio che ancora vivono, che sopravvivono e sono lì a, a respirare la tua aria, a occupare spazio, tanto spazio perché ha dei campi grossi. Quindi ci colleghiamo con dove abita Ennio. La Russia ha chiuso il gas. Attenzione, attenzione, attenzione. Prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare. Nel furmento nel campo c'è una porta, non c'è niente, sono nel campo! Ma lei è in mezzo al campo col trattore? Sono a piedi che sto guardando il furmento! In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai! Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Solo nel furmento c'è un porco del caldo del... Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia, ma secondo noi abita da un'altra parte. E faremo di tutto per scoprirlo. Ti vuoi andare a uccidere e venire a casa mia? Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di Campagna 2. Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film. Il ragazzo di Campagna 2. Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman. Batman? Pronto, signor Ennio. Come andrà a finire? Scopriamolo in questa nuova serie di... Dove abita Ennio? Batman. Pronto, Ennio. Pronto! Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Ragazzo di Campagna. Quacquarelli, Quacquarelli! Siamo della troupe del film del Ragazzo di Campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi? Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film! Infatti, un film nel mio campo, io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta. Il gas? Me ne brucia la bolletta, il doppio! Brucia da stalo! Quanto? Ma io ho dato che mi avevano abbassato a 50 euro il gas! Bacala! Dimmi quanto ti è arrivato che adesso ci penso. Ma mi è arrivato una abbassata di 600 euro, ma... Ma cosa ci fai col gas, Ennio? Beh, cosa ci faccio? Me lo metto dal culo il gas! Me lo metto con la bomba! Allora, senti, io ti dico che non ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas. Adesso vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquerelli. No, Batman Quacquerelli. 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 Come la papera. Quacquerelli. Quacquerelli. Di nome Batman. Batman. Come batti le mani? Batman. Non lo riesco a dire, che cosa vuoi? Batti le mani. Batman. Ehi! Metti il bat segnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta. Ma che cosa è il bat segnale? Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin. Robin! Mamma rimani in collegamento. Tieni il collegamento con la Batcaverna. Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre. Bastardo. Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta. Hai problemi con il gas? Chiama Batman con il bat segnale. Ricorda, Batman e Robin, la Quacquerelli Brother. Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi. 3, 2, 2, 2, 6, 3, 2, 1, 5, 8, 4, 2, 2, 2, 3, 121 secondi. Ci siamo quasi. 4, 3, 2, 1, 1, 1. Quacquerelli!
Guardarelli! Pronto! Pronto? Ehi, chi sei, Guardarelli? Sono Robin, ciao! Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas. Ma perché ha chiuso i tubi? Sì. Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta. Un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare con un copriletto? Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante. Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamer? Prossimamente nello Zoo di 105.